Ha avuto luogo ieri sera il Consiglio Comunale aperto a Mazara del Vallo dal tema adunanza aperta sulla criminalità nel centro storico di Mazara del Vallo e problematiche inerenti alla movida notturna. I gestori dei locali difendono il loro lavoro affermando che grazie ai loro locali e alla loro presenza sono stati denunciati determinati atteggiamenti e determinate persone, rendendo il centro storico più sicuro. I cittadini a loro volta sollevano dubbi sul lavoro dell'amministrazione riguardo alla valorizzazione del centro storico, ritenendo che si sarebbe dovuto intervenire in altri modi, come ad esempio mutui agevolati per la ristrutturazione delle abitazioni. La base del problema comunque rimane il volume della musica che fuoriesce dai locali, soprattutto il fine settimana, e gli atti vandalici nei confronti di auto e portoni. Si ribadisce il diritto alla salute e alla vita. Sia gestori che abitanti del centro storico sono d'accordo all'istituzione di un tavolo tecnico per il dialogo, proposta arrivata questa dal Monsignor Domenico Mogavero, che propone che l'amministrazione si faccia da promotrice di un tavolo permanente di confronto per dare una speranza di vivibilità, per creare una città in cui la persona sia al centro e abbia garantiti i suoi diritti.